Ehi, ho una domanda per te. Cosa vedi? Niente, vero? E se ti dicessi che niente è ciò che vedo io in questo momento, ci crederesti? In questo momento sto registrando questo audio dal letto di camera mia e sono al buio più totale perché ho appena subito un intervento a un occhio. Un intervento che mi terrà per un po' fermo ai box, ma allo stesso tempo un intervento che, nel suo piccolo, mi salverà la vita. Ehi, 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 fermi tutti! E tutta questa tristezza? Dai, cazzo, in fondo sono tornato! Mettiamo una musica più allegra! Su, via! Ebbene sì, rieccomi qui finalmente. È passato un po' di tempo ormai, all'incirca un mesetto, più o meno. Vi sono mancato, eh? Ammettetelo. Vi dico la verità? A me tutto questo è mancato. Il divano, i cuscini, le stampelle, le luci, tutto questo mi è mancato. Tutto. Dalla prima all'ultima cosa. So benissimo cosa starete pensando in questo momento. Per quale motivo ti sei assentato? Beh, diciamo che prima di andarmene, io vi ho lasciato un po' di indizi sul percorso. Il video sulla lettura, il post di Instagram. Per non parlare del mio. Leggete fra le righe. Leggete fra le righe. Dai, leggete fra le righe. Cioè, guardate bene. Dai, era semplice. Eppure nessuno ha indovinato. Pazzesco. Comunque sì, sono stato assente per un po' di tempo a causa di un intervento all'occhio. Ma esattamente, di quale intervento sto parlando? Hai mai sentito parlare di cheratocono? No, Ale. Il cheratocono è una patologia degenerativa ed ereditaria della cornea. In poche parole, la cornea, si assottiglia, diventa punta e col tempo perdi la vista. Minchia, addirittura. Sì, ma niente di serio. Trattandosi di malattia genetica, diventa praticamente impossibile prevederla. E appunto per questo motivo diventa ancora più fondamentale una diagnosi precoce per poter in qualche modo intervenire. Diciamo che quando la situazione non è così tanto critica, potrebbe essere utile un intervento di cross-linking corneale. Una procedura che tramite vitamina B2, penso, e raggi ultravioletti, potrebbe essere, però potrei anche sbagliarmi. Nel caso, se volete approfondire, c'è Wikipedia, ragazzi. Quella è sempre disponibile. In poche parole, permette di bloccare l'avanzamento di questa patologia. Vabbè, per arrivare al dunque, ho fatto questo piccolo intervento e devo ammettere che la convalescenza è stata un po' noiosa. A parte il male, che comunque con un po' di antidolorifico passa, però più che altro i primi 3 giorni li ho passati al buio ed erano infiniti, ve lo assicuro. Poi, la prima settimana non vedi nulla, la seconda. Poco niente, per non parlare poi del fatto che non puoi prendere colpi, non puoi sfregarti gli occhi e tutto ti dà fastidio. Dalla luce allo shampoo all'acqua. Dov'è? Cazzo. Non trovo le cose. Alla fine è stata pesante, perché è stata pesante. Però se ci pensi, c'è di peggio nella vita, tutto sommato. Beh, ma adesso ci vedi bene. Hai presente il vetro della doccia? L'ho smerigliato. Se faccio così, è come se fossi in doccia. No, Ale, accosta che guido io. Beh, sapete, la cosa che più mi ha segnato di questa esperienza sono stati i primi 3 giorni al buio. Vi dico la verità, io già sapevo a cosa andassi incontro, non era una novità per me. 4 anni fa avevo già fatto questo intervento all'altro occhio, quindi ero già preparato. Però averlo affrontato in questo periodo storico, con un vissuto diverso alle spalle, responsabilità che prima non avevo e soprattutto una consapevolezza diversa, ha cambiato tutto e mi sono ritrovato al buio, in silenzio, a parlare con me stesso. Sono riuscito ad ascoltare la mia voce interiore ed è una cosa che non mi capitava da un botto di tempo. Un po' come quando perdi la vista e gli altri sensi si amplificano. In quel momento mi è sembrato di aver perso un senso e di averne acquisito un altro che invece prima non avevo. È presente Daredevil? A dire il vero no. Il supereroe, quello che di giorno fa l'avvocato, di notte fa il giustiziere Lo sai mascherato. che io non guardo i supereroi. Lo so. Praticamente Daredevil, niente, da piccolo rimane cieco e gli altri sensi invece che ha diventano super sensibili, quindi diciamo riesce ad utilizzarli al massimo, capito? Adesso non ti dico che io mi sia sentito Daredevil nel momento in cui appunto mi sono trovato senza poter vedere, però ho reso l'idea. Mi sembra che tu stia un po' esagerando. Che roba è? Sei sicuro che il problema fosse l'occhio?
In questi 3 giorni che ho passato al buio, che sembrano pochi ma in realtà sono tantissimi, sono stati un sacco i pensieri che mi sono passati per la testa, ma tra tutti ce n'è uno che tornava sempre. Tutto questo, i miei video, non poter usare il computer per così tanto tempo, o meglio, non poter montare video per così tanto tempo, mi ha fatto capire ancora di più quanto sia davvero importante per me fare video. O meglio, quanto sia importante per me raccontare storie, le mie storie. Vi sembrerà strano e lo so benissimo, però vi assicuro che in quei giorni il mio pensiero fisso non era "non vedo l'ora di uscire da questa stanza". O meglio, anche quello ci mancherebbe, specialmente in questo periodo storico. Ma in realtà il pensiero fisso che avevo era un altro. Non vedo l'ora di poter raccontare questa storia. Sembra assurdo, lo so, ma non poter vedere mi ha permesso di guardare oltre. Guardare oltre quel muro di cose che facciamo tutti i giorni, ma che in realtà ci fanno cagare o semplicemente non ci servono. Ma soprattutto guardare oltre quella sottile linea di confine che separa le cose che ci piacciono dalle cose che invece ci rendono vivi. E quindi sì, cazzo, finalmente posso tornare a raccontare le mie storie. Certo, per un po' sicuramente non potrò avere i ritmi di prima, quello è ovvio. Però vi dico la verità, non mi importa. Ciò che conta è che finalmente posso tornare a sentirmi vivo di nuovo. Fermi tutti! Per caso vi state chiedendo che cosa ci facciano quelle 2 stampelle che ho nominato prima sul mio divano, vero? Beh, dovete sapere che nella vita a volte si cade. L'importante è rialzarsi sempre una volta in più. Ma questa è un'altra storia. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Amore mio, sei anche veloce. Sì, nel senso, ancora un po' mi affitti la portiera, sappilo. E praticamente vado giù? No. Sì. Ah, ok. Io sono tutto pezzato, guarda. Allora, la frizione è quella a sinistra. No, sto scherzando. Funziona l'airbag, sì. Dai! Non ridere se mi si spegne la macchina. Bene, sono stata brava. Non potevo andare di qua, ovviamente. Cazzo, sei in contromano, Giulia. Dai, vai. Aspetta che devo respirare. Devo raggiungere. Senti che derapata che hai fatto. Occhio alle persone, Giulia. Dai!